Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi riprendiamo Tomb Raider dal punto dove ci siamo salutati l'ultima volta. Eravamo arrivati in questo villaggio dove abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio e parlando con lei gli abbiamo mostrato delle foto di un simbolo Maya. E la ragazza ha conosciuto il simbolo che gli abbiamo mostrato perché ne ha visto uno simile in un tempio qui vicino. Quindi adesso noi ci apprestiamo ad arrivare su quel tempio per avere maggiori risposte e continuare il nostro cammino. Come sempre ci sentiamo alla fine del video. Un po' di merce per te, se ti interessa. Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come, di che? Scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuak Yaku, uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Beh, almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori? Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Prego. No, ho una famiglia da sfamare, così mi rovini. Un buon affare per entrambi. Prego. Un buon affare per entrambi. Ottima scelta. Prego, sono sempre pronto a fare affari. Jonah, ho trovato delle rovine Inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo, ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Issel e Shashel, le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Thank you.
trovato il tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. Camion in marcia. Perché tanta fretta? Il dottor Dominguez è qui in Perù. Mi basta come spiegazione? Sì, comandante. Scusi, signore. I droni erano più pesanti del previsto. E taglienti. La barca è a posto, comunque. Fortuna che sei qui, abbiamo un problema. Ancora il generatore. Ci penso io. Vuole che cerchiamo sott'acqua? Vuole che cerchiamo dappertutto. Evidentemente finora ci è sfuggito qualcosa. Ok, quindi ci danno muta e bombole da sotto. Beh, pare che stavolta abbiamo tagliato dei droni su mare. Voglio restare nel tubo. Vuole che cerchiamo sott'acqua? Vuole che cerchiamo dappertutto. Evidentemente finora ci è sfuggito qualcosa. Ok, quindi... pare che stavolta abbiamo inviato dei droni subacquei. Temerà tutto il comandante. Ma che cazzo, presenza ostile! Ok, andiamo! Sì, c'è una base della Trinità qui. Jana, senti, che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. Abby, ti posso spiegare. Ti ricontatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Grazie al cielo. Il maltempo ha solo sfiorato il villaggio. Il cuore della tempesta era vicino all'aereo. Poteva andare molto peggio. Cosa ho fatto?
E se il terremoto colpisse qui, morirebbero centinaia di persone. Devo trovare il modo di fermarlo. Perché stiamo sigillando tutto? Il comandante Rourke vuole che difendiamo il perimetro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Ci siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, sì. Aspetta! Attenzione! Aspetta che il fuoco si spenga! Dove? Controllate la zona. Veloci e precisi. Uomo a terra! Lì forse. Dovrebbe essere lì. Passare alla forza di è come se tu fossi. In sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra ricognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro di loro. Jonah, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. Che sarà successo?
John, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa che qui. Dei numeri. Do una pulita. Devo far coincidere i simboli. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Un'altra porta. Deve esserci dentro.
fermato il progresso. C'è raffigurata Shasha e ho trovato una data incompleta. Ci sono due date e Ishe. La data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di tutti. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le... Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle è con... L'ultimo numero sulla colonna sinistra dovrebbe essere 0. John, qual è l'ultimo numero per Shashen? Una linea trasversale con due puntini sopra. 7, direi. Grazie. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo. Ho delle buone notizie. Non capisco. Sembra quasi creolo. Eccoci qui, ragazzi. Dopo aver superato l'enigma delle porte, siamo arrivati davanti a un altro affresco dove ci sono disegnato un bel po' di cosine interessanti. E mentre facevamo il punto alla descrizione del disegno, la ragazza che era con noi via radio ci ha fatto notare che lei ha davanti il tempio o lo stesso dipinto del giaguaro. Io il video però lo termino qui, spero che vi sia piaciuto. Grazie a tutti, al prossimo video. Ciao.